Buongiorno a tutti, buona mattinata a tutti. Siamo qui per il PES pronostico. Sì, il FIFA pronostico con PES è meraviglioso. Il PES pronostico è di Juventus-Sampdoria, prima partita della Serie A 2020-2021 e primo PES pronostico. Ovviamente userò ancora PES 2020, abituatevi perché ci metterò un bel po' di FIFA ancora con FIFA, un bel po' di PES pronostici con PES 2020 perché sinceramente in questo momento mi è impossibile acquistare PES 2021, quindi accontentatevi. E non ho scaricato tra l'altro neanche la patch con la maglia nuova, ma va bene così. Juve Sampdoria, prima partita di Mister Pirlo ufficiale e prima partita anche di molti giocatori. Oggi io ne ho messi tre, ho messo Arthur, Luca Pellegrini e Kulusevski. Attenzione subito però, intanto Ronaldo che è una palla gol, c'è la gran parata di Audero. Ho messo loro tre perché secondo me sono i più papabili. Ho cercato di mettere la formazione più probabile che metta Mister Pirlo. Quindi ho messo Arthur, che era l'unico dubbio che avevo, perché ho messo Szczęsny, Chiellini, Bonucci, Danilo. Sapete benissimo che nel gioco non posso fare il modulo che slitta quello che vuole Andrea Pirlo in fase difensiva e in fase offensiva. Quindi ho messo il 3-5-2 offensivo, cioè quello che metteremo quando attaccheremo. E dicevo che ho messo secondo me la formazione molto probabile che giochi titolare domani. Quindi la Juve in campo con Szczęsny, Bonucci, Danilo centrale che si muoverà, ma qua ovviamente nel videogioco sarà centrale pieno, e Chiellini. Poi a centrocampo avevo, come ho detto, il dubbio Arthur Rabiot. Penso che giocherà Arthur, ma ho veramente questo dubbio perché secondo me giocherà Rabiot. Però ho messo Arthur, almeno lo proviamo anche nel videogioco. Poi ho messo Bentancur e Ramsey, che secondo me giocheranno. Per me Bentancur durante la stagione rischia di giocare meno partite di McKennie, perché secondo me è più adatto McKennie al tipo di gioco che vuole fare Andrea Pirlo. Intanto certo c'è una deviazione, il calcio d'angolo spiazzato Odero. E quindi insomma dicevo appunto, ma credo che domani con la Samp sarà titolare assolutamente. Bravo Arthur qua, bel recupero palla. Palla dentro, non è male, e la palla è fuori. Qua Kulusevski poteva sicuramente sfruttarla al meglio questa occasione. Questo gioco poi ho fatto giocare Luca Pellegrini appunto perché l'infortunio di Alessandro probabilmente consentirà al talentuoso terzino di giocare la partita, e ho messo Kulusevski perché sinceramente io non credo che metta Douglas Costa dal primo minuto. E Kulusevski già col Novara ha fatto vedere di saper fare benissimo quel ruolo. Poi già che ci siamo, ricordiamo anche gli appuntamenti totali del canale di questo weekend, perché sarà un weekend molto intenso. Allora cominciamo con questa mattina, cioè questa state vedendo Juventus-Sampdoria PES pronostico. Poi alle 13, alle 15, scusate, ci sarà la partita in diretta da Tirrenia, Juventus Women Primavera, Roma Primavera per il titolo di campione italiano femminile Primavera 2019-2020. Ovviamente seguirà il post partita, quindi appena finirà la partita, post partita di quell'evento. La sera ci sarà le probabili formazioni di Juventus Sampdoria e poi domenica cominciamo con campionato primavera alle 11, Atalanta-Juventus da Zingonia, prima giornata del campionato primavera 2020-2021, e seguirà anche lì post partita. Poi amichevole Juventus Under 23 Imolese seguirà post partita, anche lì domenica pomeriggio, domenica sera ovviamente post partita di Juventus Sampdoria, prima giornata del campionato 2020-2021. Subito Kulusevski, attenzione qua una palla, attenzione Kulusevski, una buona occasione, si va un po' a incartare, Colley riesce a fregarlo, ma Kulusevski è stato un po' lento di reazione. Juve che si presenta a questa sfida con, diciamo un eufemismo, qualche assenza, tra l'altro con il dilemma punta che sembra ormai indirizzato verso Dzeko a Torino, ma staremo a vedere perché ancora tutto è in stand by. Sto trovando pochissimi spazi, tanto sta difendendo bene la Samp. Diciamo che non è uno schema con cui mi piace giocare molto al videogioco, è uno schema che secondo me invece sarà molto interessante da vedere
nella realtà, ma nel videogioco, secondo me, lascia delle lacune abbastanza evidenti. Kulusevski, Cuadrado ancora, e vedete, c'è sempre la copertura, e alla fine Ramsey perde il pallone. Io mi aspetto qualcosa da Ramsey, non in questa partita, ma nella partita vera, perché secondo me è un giocatore che veramente è arrivato, non dico nell'anno sbagliato, però veramente è arrivato nell'anno della Juve dove spogliatoio unito era forse per la prima volta nella storia veramente unito contro una persona che era l'allenatore, perché io continuo a pensare che i giocatori della Juve non potessero più, non ne potessero più dell'allenatore l'anno scorso, perché ho visto sinceramente delle cose. Cioè, Ronaldo, palla che non passa. Sadora che ha difeso bene, anche perché io sinceramente non ho capito ancora come poter attaccare. Non per solo per merito loro, ma sicuramente è merito mio, ma è che questo schema qua proprio, io sono abituato a giocare molto largo con Pro Evolution Soccer e quindi niente, sono un po' imballato, mettiamola così, perché non riesco a capire. Poi parlando ovviamente ti deconcentri, Ronaldo. Cerca ancora Kulusevski, Kulusevski, palla persa ancora, Colley, e finisce qua 0-0, quindi primo pes pronostico senza reti, avaro di reti, quindi noioso, me ne rendo conto, ma non ho trovato proprio spunti per fare qualcosa. Ragazzi, prossimo appuntamento col pes pronostico, settimana prossima con Roma-Juventus, a meno che non volessi salutare, dove appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti!